Negozi chiusi, trasporti fermi, in Cisgiordania uno sciopero generale esprime solidarietà nei confronti dei palestinesi detenuti nelle carceri israeliane che rifiutano il cibo per protesta. Uno sciopero senza precedenti, secondo l'Unione dei commercianti palestinesi, da Hebron a Ramallah. Nella città dove ha sede l'autorità palestinese, decine di persone si sono riunite su una delle piazze principali, accanto alla tenda della solidarietà. Partecipo per mio figlio, che ha smesso di mangiare e di bere. Chiedo al mondo intero di dimostrare solidarietà. Non dovrebbe farlo soltanto Abu Mazen, ma tutto il mondo. Non aspettiamo le fazioni del governo. Tutti noi dobbiamo protestare. Le macchine devono fermarsi, tutto il mondo deve fermarsi. Anche nella striscia di Gaza, governata da Hamas, scuole non amministrate dall'ONU, banche e istituzioni pubbliche sono rimaste chiuse in segno di solidarietà, con i 1.500 detenuti, fra i quali Marwan Barghouti, uno dei leader di Fatah, che dal 17 aprile ingeriscono soltanto acqua e sale.